Un vero e proprio focolaio all'interno di un reparto dell'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta del reparto di geriatria. In tutto 15 le persone contagiate, 12 pazienti e 3 operatori. I casi sono stati individuati partendo dai tamponi effettuati a seguito della positività di un paziente in dimissione. Intanto, se rispetto ai 15 già rilevati pensate che ci siano altri contagi? Noi facciamo un monitoraggio costante ogni 48 ore dei positivi e anche di coloro che non sono risultati positivi. Il monitoraggio dei positivi ci permette di verificare un'eventuale negativizzazione e poi chiaramente di confermarla nei tempi opportuni. Il monitoraggio dei negativi ci permette di verificarne poi un'eventuale positivizzazione. Al momento stiamo ancora in una fase di attesa dei risultati perché chiaramente siamo ripartiti con i tamponi soltanto oggi. I restanti pazienti, in tutto 18, che sono peraltro in attesa del risultato del tampone, sono stati trasferiti perché contatti diretti di caso nella degenza del quinto settore. Gli operatori che attendono il risultato del tampone sono circa 40. E anche oggi qui in ospedale tanta gente che va, che arriva, che entra. Da questo punto di vista avete pensato a misure diverse? Ma vede, se il via vai in ospedale è perché ci sono persone che accedono in ospedale per usufruire dei servizi, quindi le attività ambulatoriali, diagnostiche, la farmacia, vuol dire che l'ospedale, nonostante sia un ospedale Covid, continua a garantire la sua attività programmata istituzionale e quindi risponde ai bisogni delle persone che chiaramente devono entrare perché ne hanno un bisogno. Non entrano gli accompagnatori che non devono entrare e su questo i filtri si mantengono comunque costanti. Per quanto riguarda invece le visite nei reparti di degenza, noi abbiamo delle regole molto precise che ricalcano anche le indicazioni regionali. Soltanto i pazienti fragili o che comunque hanno la necessità di avere in determinati momenti la presenza del familiare possono avere questa possibilità attraverso un'autorizzazione specifica dei direttori di struttura o comunque dei medici curanti.